ragazzi, ci siamo in partenza con una nuova diretta. Una diretta puramente tonificante stasera. Lavoreremo in calistenico per 25 minuti e poi lavoreremo a blocchi di 4 esercizi ripetuti 2 volte per la schiena, per i tricipiti, per i glutei, per l'esterno coscia, utilizzando elastici, ok? Un elastico e pesi. Vi do anche 2 secondi di andare a prendere l'elastico, poi anche sul fuso, perché andremo a lavorare la schiena. La schiena è sempre una questione di trazione, così se non ho l'elastico possiamo anche usare un asciugamano, dove andrò in proprio un calistenico, un isometrico che trattengo e magari faccio piccole contrazioni con la schiena stessa, che ci serve qualcosa lungo per lavorare la nostra schiena. Ci serve i pesi. Allora, i pesi possono essere di qualsiasi entità. Io personalmente userò 5 kg, ho dato 7 kg e mezzo a carbone e ognuno può liberare. Allora, faccio partire il nostro tempo e andiamo a scendere giù. Chiedo se Martina Alessandro mi possa dare l'ok per quanto riguarda il mix. Penso proprio di sì, perché tutto che ho provato prima. Allora, 25 minuti di fluid, dove facciamo riscaldamento, ovviamente allungamento dall'altra parte, e poi lavoriamo anche sul nostro addominali. Scendete in child's pose, divaricando le ginocchia. Questa è la musica, perché come la useremo anche un po' al ritmo di musica, sia a scendere, a salire. Lavoreremo piano, però lavoreremo in prese. Ricordate che anche la semplicemente scendere giù senza ritornare su è un lavoro, diciamo, quello che si chiama più stretch, vuol dire lavorare a rovescio, è una tonificazione, così anche se non riesce a tornare su. Ok, ritorniamo proprio in quadrupedia, cominciamo un po' di cacao. E su, facciamo uno su e guardo l'ombelico, guardo il soffitto, espiro, guardo l'ombelico, guardo il soffitto e guardo l'ombelico. Ok, staccate le ginocchia da terra e cominciamo semplicemente a pedalare. Stiamo riscaldando il corpo. Provi di cominciare a sentirti un po' animale, bello in contatto con il pavimento, con la terra. Poi, una volta che ti trovi un po' di spazio, sollevi i talloni e porta i talloni a sinistra e allungati indietro per sentire da dove ti porta lo stretch. Rispiriamo sempre, torno su in centro, porto a destra i talloni, allungando con mano sinistra, semplicemente trovare il nostro lavoro. Torno in centro, ritorno in ginocchio, per favore, giù, ginocchio giù, allungo braccia sinistra e gamba destra, da qui mantenendo l'equilibrio, provi di portare il gomito al ginocchio e torna su, uno e due, stendo addominali tesi, tre, stendo, facciamo ancora uno, quattro, stendo, mano giù, ginocchio giù, cambio gamba, stendo la sinistra, braccio destro tesa, addominali molto sostenuti, ok, e stendo e chiudo, e stendo e chiudo. Siamo sempre in fase di riscaldamento, ragazzi, non ti preoccupare, lavorerete tanto. Ancora due e uno, ok, mani giù, scusate, portarmi poco in avanti. Adesso cominciamo a fare dei giretti sui polsi, proprio riscaldare i polsi, e tre e due e uno dall'altra parte. Anche qui con i polsi è un viaggio, ci sono giorni che i polsi fanno proprio male, però passa con l'allenamento. Adesso guardi, provi di sollevare proprio il palmo spingendo con le dita a terra, scendo giù. Puoi fare anche uno alla volta, prima destra e poi sinistra, potenziamo le mani, e destra e grappa anche con i polpastrelli, sinistra, destra e sinistra. Ultimo, ragazzi, relax, giri le palmi indietro senza esagerare, sempre per i polsi, porta il peso poco indietro. Durante la fase di riscaldamento non dobbiamo pensare di fare una gara. Dice, mi devo spaccare. No, non devi spaccare, assolutamente. Ok, ritorniamo in downward dog. Ok, okay, cambio poco adesso. Sollevo la gamba destra e lo porto in avanti, ok, proprio di fronte a me.
sollevo sulla polpastrelli, guardo di fronte a me, abbasso l'anca per sentire un allungamento. Adesso con il ginocchio sinistro scendo giù senza toccare, su, due, su, ancora, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, torno in plancia, ok? Qui, adesso ragazzi, dobbiamo scendere in otto tempi, poi appoggiamo proprio la pancia per terra, facciamo otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tocco, giù, cobra, scendo, giù. Adesso io posso salire in plancia, altrimenti posso piegare le ginocchia, passo per le ginocchia per salire su, ok? Turn and downward looking dog. Sollevo la sinistra va direttamente su. Siamo sempre riscaldandoci, così non esagerare, porta il ginocchio in avanti, affondo, sollevo sulle polpastrelli e sentite anche che si stanno riscaldando, si riscaldano con la forza di gravità e scendo e salgo. Due e tre. Senti come il flessore della gamba ti sta ringraziando. Cinque e sei. In sette and otto, vado indietro. Questa volta non tocchiamo per terra, andremo in upward looking dog e la facciamo in quattro tempi. Quattro, tre, non, petto non più basso dei gomiti e poi spingo su. È più facile così. Collo del piede, se vai troppo giù diventa veramente pesante sulle braccia, perciò scendi in meno. Ok, torno indietro, downward looking dog. Allora, in due balzi, piego le gambe e veniamo avanti, in due balzi. Uno e due, fermo. Allungo in avanti, ok. Tiro su, addominali tesi, su, scendo in centro, inspiro su, scendo giù. Ah, facciamo un paio di giri, oggi saluto al sole, gambe indietro, scendiamo in quattro tempi. Quattro, tre, due, uno, spingi contro la terra e sollevo il petto. Se vuoi mettere il ginocchio a terra, anche questo va bene, vedi? Posso anche tornare in così e poi vado down the dog. Sollevo la destra, per favore. Questa volta porto la destra fuori del mano destra, fuori della mano destra, sinistra fuori della mano sinistra e vado in squat. La trattengo. 4, 3, 2, power, 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 tieni ancora, 4, 3, 2, sollevo, unisco le mani di fronte al petto, braccia vengono su, scendo giù e porto dolcemente una gamba alla volta indietro in plancia, sono in plancia, senti le spalle lontano dalle orecchie, scendiamo in 4, 3, 2, spingo contro il pavimento. Posso anche tenere le ginocchia piegate volendo. Torno indietro. L'addome che mi porta indietro. Respiro. Inspiro la sinistra su, 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 su. Dopodiché porto la sinistra fuori della mano sinistra. Ok? Gamba destra fuori. E sito in uno squat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevo. 4, 3, 2, braccia su, 4, 3, 2, scendo giù, 4, 3, 2, le gambe torno in plancia, plancia, tolgo, scendo, 4, 3, 2, su, 4, 3, 2, torno, 4, 3, e rimango qua, 4, 3, 2, gambe destra sale, 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 questa volta apri l'anca per favore, apri proprio l'anca, allontana il pavimento da te, proprio tiri indietro, spingi indietro, coccigi alto, mani indietro, poi torno centrale per favore, torno centrale e porto all'esterno del tricipite il ginocchio, la tengo 4, 3, 2, lo stacca, 4, 3, 2, porto la gamba indietro, questa volta vado giù con la gamba sollevata, 4, 3, 2, appoggio il piede, spingo contro il pavimento, ritorno su, guardo su e torno indietro, ok, respira, recupera, 3, 2, 1, la sinistra sale,
sinistra sale, apro l'anca, apro il ginocchio, 4, 3, allontana il pavimento con le braccia, bravi ragazzi, ritorno centrale, questa volta, il gomito, il ginocchio sopra, il tricipite, 4, 3, 2, stacco, 4, 3, 2, gambe indietro, scendo, 4, 3, a questo punto appoggio il piede, spingo in upward e torno indietro, in downward, affondo i talloni e cammino indietro con le mani piegando le gambe poco, mano sul gomito, allungati in avanti e dondola destra a sinistra, che dobbiamo andare a attaccare un po' gli addominali ragazzi, perché le gambe lavoreremo tanto stasera e così voglio andare a concentrarci un po' con il nostro fluid anche sui addominali, così io queste volte quando vengo in avanti mi metto in quelle che si chiama beast, ok, così le ginocchia sono piegate ma quasi all'altezza, proprio subito sotto le anche. Adesso sollevo la destra, tocco il polso destro, sinistra, tocco, torno indietro, compatto, ma voi sentite che l'attivazione dell'addome, così facciamo 8 e 7 e 6 ancora, 5 ancora, 4 ancora, 3 ancora, 2 ancora, 1, si solleva portandoti in downward looking dog, correggi le mani, correggi i piedi, 4, 3, vieni in plancia per favore, plancia, a questo punto sollevo un braccio e mi porto le gambe sono parallele ma porto giù il fianco destro e sento l'attivazione dell'obliquo destro anche fino all'intercostale, rimanete là perché devo aprire la finestra, scusate ragazzi ma stasera fa caldo, ok ci siamo qua, caldo, ancora rimaniamo, 4, 3, guardami, mano scende giù, gomito scende giù, questa volta sempre stesso lato, sempre destro, vengo adesso a fare un side plank puro, così rimaniamo qua, 4, 3, 2, sollevamo la gamba sinistra, 4, 3, 2, ok, torniamo centrale, bam, mano sinistra giù, mi sollevo sulla sinistra, metto le braccia giù, destra, andiamo a fare una bellissima chaturanga, 4, 3, 2, spinta contro il pavimento, torno su, torniamo indietro, downward looking, recupera, respira, piegando le gambe, porta le mani leggermente indietro, ritorno su beast, adesso è sinistra, and destra, and sinistra, and destra, ancora sinistra, destra, andiamo così, in questo modo, a lavorare i muscoli che non lavoreremo nella seconda parte della lezione, così stiamo usando tante spalle e tanto addome, dammi ancora, 3, ancora 2, 2, ancora 1, 1, occhio, downward looking dog, recupero con le braccia, correggi le mani, torno su plancia, le gambe rimangono parallele, mi sollevo sulla dita della mano destra, portando il braccio destro in sollevamento, abbassando il fianco sinistra, ok? Da sentire più in su, intercostale, un po' più alto dell'obliquo, la tratteniamo, 7, 6, 5, 4, 3, riappoggio la destra semplicemente per vedere l'equilibrio, appoggiando il gomito sinistro con delicatezza, abbasso il fianco sinistro perché siamo in side plank adesso e lo teniamo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, sollevamo le gambe per 4, 4, 3, 2, 1, scendiamo giù, rimetti la mano destra a terra, dai, giri, varica le gambe, ritorni in plancia, addominali tesi rimangono qua, ancora, 4, 3, 2, ed 1, downward looking dog, bravi ragazzi. Con due balzi arriveremo in avanti così prima,
piego le ginocchia, guardo in avanti, mi dai due baci. Uno e due. Vengono avanti. Guardo in avanti, allungo il collo, allungo la schiena, scendo giù. Allungo, senti l'allungamento, molto importante questo allungamento, ok? Dopodiché vengo su completamente. Riscendo giù, 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 fondo giù, guardo in avanti. Adesso facciamo una cosa che di solito, guarda, se la faccio in un singolo balzo è questo, ok? Però la cosa importante è che i gomiti si piegano. Se non riesci a fare un singolo balzo, facciamo con i gomiti sempre leggermente piegati. Uno, guardami, due, tre e mi prendo. Occhio ragazzi. Siccome quando scendo giù, se le braccia non sono forti, potrei darmi un botto sul vento, sul naso. Guardate qua. Noi facciamo. Uno, due, qui, giro la faccia. Così se peggio l'ipotesi vado giù di zigomo. Ok? Ma sempre, solo se ti senti pronto. Pronto. Se non ti senti pronto, ti porti la gamba indietro alla volta. Ok? Adesso scendiamo giù. Spingiamo su, ricordando che possiamo stare sempre con le ginocchia piegate volendo. Torni indietro, scendo giù con i talloni, inspiro sulla gamba destra, apro la gamba destra, apro l'anca, allontanando il, diciamo, il piede dal ginocchio stesso, il ginocchio va verso il soffitto, il piede va giù, poi porto il ginocchio parallelo, lo porto in avanti, ma questa volta abbasso i talloni indietro e vado. In Warrior 2, così le braccia sono alla larghezza delle spalle. Guardati anche indietro, tutto allineato, spalle rilassate, perfetto. Dita lunga, da qui poggio il gomito, cioè il gomito destro sul ginocchio destro e passo la sinistra sopra l'orecchio. Se non posso passare sopra l'orecchio, rimani in alto, rimani sulla spalla, mai lavorare sul dolore. Ok, adesso appoggiamo molto sia sulle gambe, diciamo il piede posteriore sta lavorando. Braccio destro sul ginocchio, braccio sinistro sulla testa. E adesso aggiungiamo l'altro braccio e lo tratteniamo. 8, 7, 6. Però provi di mettere peso sia su questa gamba che la gamba posteriore. 4, 3, 2, giro. 4, 3, 2, torno. 4, 3, 2, mani giù, piedi indietro, trattengo l'addome, sono in plancia, 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, se necessario metti giù le ginocchia per tornare su, ok, ognuno deve trovare il suo livello, torniamo indietro, talone giù, sollevo la sinistra, sinistra va su, apro il ginocchio, provando di toccare, sfiorare il soffitto con il ginocchio. Se guardi sulle spalle destra, vedi il piede come un coda di scorpione. Poi torno centrale, fianchi sono centrale. Porto il ginocchio in avanti, appoggiandolo abbasso il tallone destro. Vengo su, lineata, ok? Spalle basse. A questo punto il ginocchio e il gomito sinistro va sopra il ginocchio sinistro. Ok, questo braccio può passare sopra, può passare di fronte o può non passare affatto perché la lascia sopra. Dipende dove c'è raggio articolare, apertura e flessibilità. Aggiungiamo l'altro braccio. 4, 3, 2, giri. 4, 3, 2, ritorni. 4, 3, 2, mani giù a terra, ritorniamo in plancia, tratteniamo, addome molto molto contratto. 4, 3, 2, scendo. 4, 3, 2, torno su. Bravi ragazzi. Torno indietro. Talloni bassi. Bravi. Adesso portate le gambe in avanti in due balzi. 1 e 2. Stendo le gambe, allungamento. Guardo in avanti, allungamento. Chiudo, espiro. Rilassati le spalle. Inspiro fino a su, inspiro fino a su. Mani passano per centro. Di nuovo passo su. Scendo completamente giù. Guardo in avanti, ognuno può tornare indietro. Una gamba alla volta. Un singolo balzo. 1. Guardami le braccia, però sono già piegate. 2.
tre e mi prendo anche delicatamente, così tutti questi esercizi ci aiutano a proprio sempre diventare più forti. Allora, torniamo indietro, sollevo la destra, vieni su, apro il ginocchio, respira, torno centrale, stendo la gamba, gamba viene in avanti, vado in warrior 2, basso, torno qui, questa volta vado indietro per prima, in avanti dopo, aggiungo il braccio in avanti, 4, 3, 2, giro verso l'altro lato, 4, 3, 2, torno in avanti, 4, 3, 2, mani di nuovo, gomito di nuovo sopra la coscia, respira, perché adesso portiamo quella gamba indietro, in su, provando di staccare anche la mano sinistra, ma se no, la mano sinistra non, cioè sono troppo instabile, tengo un dito con la mano sinistra per tenermi in equilibrio. L'altra cosa, il fianco si apre, il piede a martello e me la tengo, 4 e 3 e 2, piego il ginocchio destro poco in avanti, poco di equilibrio, mi poggio indietro, ok? Torno in warrior 2, guardo giù, mani giù, gamba indietro, plancia, 4 e 3 e 2, scendo per 4, 4, 3, 2, sollevo, 4, 3, 2, down, good looking dog, tallone più giù possibile, ma magari non arrivano, cioè non vi giudicate, sollevo la gamba sinistra, inspiro, 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 apro, apro, pronti per ritornare centrale, fianchi centrale, gamba tesa, porto avanti, andiamo, in warrior 2, guerriero 2, braccio su, inspirando, reverse your warrior, inspiro, porto il gomito sinistro sopra la coscia sinistra, il braccio viene su, più fluido possibile, e lavorando con il tuo la tua struttura, il tuo corpo, stendo il braccio, 4, 3, 2, giro il busto, 4, 3, 2, ritorno, 4, 3, 2, riappoggio il gomito. A questo punto, ragazzi, guardi giù, poggio questa mano un po' più in avanti di fronte con l'altra gamba, mi do un lancio, se è necessario mi aiuto l'altra mano per trovare l'equilibrio, ok? Il nostro punto finale è di avere proprio il fianco aperto, piede a martello, trattengo la posizione, piano piano che diventerete più forti sarete in grado di stendere il braccio superiore e magari anche girare lo sguardo in su, ma è molto instabile, così lascio lo sguardo in basso, piego il ginocchio e comincio a ritornare all'inizio, scendo giù, per favore la gamba viene giù, ok, trattengo per 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, spingo su, 4, 3, 2, questa volta appoggio le ginocchia, divarica le ginocchia, scendi in child's pose, questa volta venite in avanti proprio lateralmente, ti appoggi lateralmente, ti giri sul gluteo e ti trattieni, ok? E questo è proprio per uno degli esercizi che adoro per l'obliquo, che adoro per il nostro punto vita. E facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamo. Noi possiamo anche, per la prossima fase del lavoro, lavorare a piedi scalzi, perché non faremo nulla di balistico, così tu puoi lavorare con le scarpe o senza le scarpe. Questa diventa una questione personale, non è tecnico, perché non ci saranno nulla che mi serve per ammortizzare, non facciamo salti stasera. Però ognuno magari dice no, quando uso l'elastico preferisco avere la scarpa. Ognuno decide, io personalmente non userò la scarpa stasera perché mi piace avere libertà di movimento quando sto lavorando. La prima fase che lavoreremo, relax, giratevi, finiamo con un po' di boat pose. La prima cosa che faremo sarà la prima 10 minuti,
a chi non conosce 10 minuti vuol dire un rinchiuso di solo 10, no, sono 8 minuti più un minuto di recupero, sono 9 minuti, solo schiena, scendo giù, trattengo. Poi solo tricipiti, poi solo addominali, glutei e poi solo esterno coscia. In questo modo riusciamo a stancare in, diciamo, a sufficienza del gruppo, così domani sentirai l'acido lattico. E così è anche un modo per farti tonificare ancora più velocemente. Ancora, 4, ultime 3, ultime 2, ultime 1. Ok, abbiamo 30 secondi per prepararci per la prossima fase di lavoro. Prendo il mio elastico. Nel nostro primo movimento è un rematore, ok? Con l'elastico. Le gambe possono anche essere leggermente piegate se avete problemi di schiena. Potete anche mettervi su un cuscino o qualcosa che ti solleva, che ti fa sollevare le anche. E puoi anche fare questo veramente anche nella sedia. La presa è molto corta e sto remando. Pensate vogatore, pensate di vogare. Ok, 50 secondi di voga. Guardatemi che la schiena si divide in due e schiaccio proprio le scapole dietro la schiena. Questi stessi provando di spremere un agrume tra le mie scapole. Stasera voglio anche dare un bel saluto a tutte le ragazze che stanno facendo Yes I Can, che hanno preso la palestra, stanno cominciando ad allenarsi con voi guerrieri. Date un grandissimo applauso e anche saluto di benvenuti sul nostro gruppo. Ok, ancora 16 secondi. Dopodiché verremo in piedi, ancora 11 secondi, bassa le spalle, non innalzare le spalle, 5, 4, 3, 2, 1, ok, piano piano salite con calma. Questo movimento è in isometria, io schiaccio leggermente in su e leggermente in diagonale la schiena. Ok, lo faccio senza elastico, lo faccio solo a corpo libero, ma la cosa importante è che sto provando di accendere tutti i dorsali. Schiaccio, 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 schiaccio. Vedi, vi ho insegnato tantissimo che non è necessario pesi per allenarci. Noi possiamo usare il peso corporeo, possiamo usare l'isometria, possiamo usare il calistenico. 24 secondi. Dopodiché ci serviranno i pesi. Dopo questo